La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 21 marzo 2016. La seduta comincia alle 12.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 18 marzo 2016. La Presidente dà conto delle missioni e passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 3606, nella quale intervengono i relatori Sanga per la maggioranza e Pesco di minoranza, nonché i deputati Carella, Occhiuto e Villarosa. La seduta, sospesa dalle 13.45, è ripresa alle 14.15. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e riprende la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 2606, nella quale intervengono i deputati Pili, Buttiglione, Alberti, Palese, Ginato, Zoggia, Lodolini, Paglia e Fregolent. Chiusa la discussione, replicano il relatore per la maggioranza Sanga e il viceministro Morando, mentre il relatore di minoranza vi rinuncia, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo una breve sospensione della seduta si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di inchiesta parlamentare concernente modifiche alla deliberazione della Camera dei Deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, nella quale intervengono il relatore Fiano, nonché i deputati Gelli, Giorgia Gregorio Fontana e Beni. Chiusa la discussione, la Presidente prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge numero 1454 ed abbinate, nella quale intervengono la relatrice Bini, il sottosegretario Gentile, nonché i deputati Senaldi, Russo, Kronbichler e Fantinati. Chiusa la discussione, la Presidente prende atto che la relatrice e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione della relazione della 14ª Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, riferita all'anno 2016, sul programma di lavoro della Commissione per il 2016 e sul programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione Europea, nella quale intervengono la relatrice Berlinghieri, nonché i deputati Camani, Elvira Savino, Buttiglione, Kronbichler e Battelli. Chiusa la discussione, la Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Berlinghieri numero 223, Battelli 224, Kronbichler 225, Federica 226, Occhiuto 227. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica 3302, nella quale interviene il relatore Porta. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica numero 3329, nella quale interviene il relatore Monaco. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di ratifica 3330, nella quale interviene il relatore Rabino. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 20.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 22 marzo 2016 con inizio alle 10. Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Okay. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Artini, Baretta, Benedetti, Berlinghieri, Bini, Boccia, Borghese, Caruso, Catania, Cicchitto, Demenec, Epifani, Fedi, Ferrara, Fiorio, Figgera, Nissoli, Garavini, Gentiloni Silveri, Lamarca, Mazziotti di Celso, Meda, Nicoletti, Parentela, Picchi, Piccoli, Nardelli, Porta, Scano, Sciullian, Spadoni, Speranza, Tacconi, Tofalo, Vignali e Viglecco Callipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 119, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Care colleghe e cari colleghi, come è a tutti voi noto, questa mattina all'aeroporto di Bruxelles e successivamente nella metropolitana